Buongiorno. Allora, cos'è questa cosa così importante, così fondamentale che dovete assolutamente sapere oggi? Questa cosa vitale da conoscere per chiunque voglia vendere un immobile oggi. È semplice. È la banale risposta a una domanda. E la domanda è: quanto valeva casa mia il 20 di febbraio del 2020? Quanto valeva la mia casa, il mio immobile prima che cominciasse questa crisi? Sono certo che molti di voi avranno già intuito perché è fondamentale conoscere questo dato. Lasciatemi però qualche minuto perché voglio comunque spiegarlo. Stiamo vivendo un momento assolutamente straordinario. Non lo dico io, ma è davanti agli occhi di tutti che il momento storico che stiamo vivendo è qualcosa che fino ad ora non era mai successo nei tempi moderni. Quindi è ovvio, come dicono tutti, che questa cosa, oltre ad essere un dramma oggi, probabilmente inciderà anche nell'economia mondiale, nell'economia in Europa, nell'economia in Italia. E parte dell'economia è il mercato immobiliare ed è di quello che mi occupo ed è di quello che voglio parlare. Allora è ovvio che anche il mercato immobiliare risentirà di questa futura crisi e vi garantisco che già oggi grandi professionisti immobiliari, istituti di ricerca, banche stanno studiando, stanno cercando di capire cosa potrà succedere e stanno facendo delle ipotesi. Stanno facendo supposizioni, stanno cercando di immaginare il futuro e le possibili variazioni dei prezzi degli immobili. Bene, allora tutte queste variazioni, tutte queste ipotesi che vengono fatte, ovviamente si esprimono e si esprimeranno in percentuale. È ovvio, è naturale, è normale che sia così. La percentuale però, 5, il 10, il 20%, poi ognuno dice la sua. La percentuale però ha una caratteristica oggettiva, non voglio chiamarla difetto, la caratteristica oggettiva è che la percentuale deve essere applicata a un dato, da sola non serve a niente. Quindi, siccome questa percentuale di variazione dovrà essere applicata al dato iniziale, quindi quanto valevano le case prima della crisi, quel dato non dobbiamo lasciarlo in mano solo a chi lo conosce e quindi solo ai professionisti del settore o alle banche. Dobbiamo disporne noi. Per noi intendo chi è proprietario dell'immobile, quindi voi, quindi i clienti. È fondamentale che i clienti conoscano allora il valore della casa di cui sono proprietari al 20 di febbraio 2020, quindi prima della crisi. Perché a quel punto, quando il mercato ripartirà, quando ci verranno comunicate queste possibili variazioni, qualunque esse siano, dovremmo essere noi, dovrete essere voi a poterle applicare al valore che voi conoscete, al valore certo della vostra casa prima della crisi. A quel punto avrete la possibilità di capire, di comprendere se chi vi sta parlando vi sta dicendo un dato vero o no. E quindi a quel punto, qualunque variazione possibile, voi potrete tranquillamente applicarla al vostro immobile, al vostro valore che conoscete e sarete certi di non essere turlupinati. Che brutta parola, turlupinati, però è così. Credo di essere stato chiaro. Allora, noi vogliamo sentirvi, vogliamo conoscervi, vogliamo che ci chiamiate, che ci videochiamiate, che ci scriviate, perché vogliamo condividere con voi quello che noi pensiamo del mercato, quello che noi supponiamo che potrà succedere, ma soprattutto, la cosa importante, il dato certo. Vogliamo dirvi quanto valeva casa vostra al 20 di febbraio 2020. Vogliamo che voi siate preparati quanto lo siamo noi. Noi siamo pronti per il mercato che verrà. Noi stiamo lavorando, abbiamo lavorato in questi 30 giorni per organizzare i rogiti per maggio, per sentire i nostri clienti e per organizzare il lavoro che verrà. Abbiamo organizzato le prime visite virtuali. Siamo certi che presto ripartiremo, presto il mercato riprenderà e potremo tornare a lavorare. Speriamo presto.
E siamo certi che quando ripartiremo sarà una ripartenza graduale probabilmente, quindi probabilmente meno incontreremo i nostri clienti, meno faremo incontrare i nostri clienti ai nostri clienti e meglio sarà. E quindi cosa c'è di meglio che una visita virtuale, ma una visita vera? E quindi il cliente che ci videochiama con WhatsApp, con Skype e noi che siamo nell'appartamento da visionare e che lo filmiamo insieme al cliente, interagiamo con il cliente e gli mostriamo tutto l'appartamento. Questa è solo una prima visita, è ovvio che nessuno potrà pensare di comprare un immobile solo vedendo il video con una videochiamata, ma a quel punto sarà in grado di capire se l'appartamento interessa o meno e quindi eventualmente poi fissare una visita reale, una visita concreta. Ecco, questa è una delle cose che abbiamo organizzato per il prossimo futuro. Siamo pronti, vogliamo essere pronti, vogliamo che anche i nostri clienti siano pronti. Ecco perché, se volete, potete chiamarci o videochiamarci o scriverci. Trovate tutti i nostri contatti nella sezione contatti del nostro sito. Potete chiamare me, io sono Andrea San Dionigi, potete chiamare Daniela Allevi, potete chiamare Luca Espis, potete chiamare Ivano Donati e potete chiamare Roberto Bianchi. Siamo tutti disponibili dalle 9 del mattino alle 7 di sera e saremo felici di condividere con voi il nostro pensiero e soprattutto il valore della vostra casa prima della crisi. Chiamateci, un abbraccio.